Amiche ed amici del pallamano, amiche ed amici di Teramo, buon pomeriggio da Learco Giovannangeli che con la supervisione del responsabile stampa Giuseppe Baratta, con le riprese curate da Giorgio Serra, coadiuvato da Gabriele Castagnino al live take e dai giovani talenti della pallamano pontiniana allo scoring, commenterà la partita odierna fra la Cassa Rurale Pontinia e la compagine del StarMed TMS Teramo. Gara valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di pallamano italiano della Serie A1 femminile. Trasmissione che, come di consueto, sta andando in onda sulla piattaforma sportiva di Eleven Sport. Amici, amiche e amici, la gara odierna vedrà di fronte la compagine pontiniana, attualmente in testa alla classifica di Serie A1 con 22 punti, e quella teramana dello StarMed TMS Teramo, attualmente all'ultimo posto in classifica della massima serie italiana femminile di pallamano con 2 punti. Le ultime performances di campionato delle due squadre disputatesi sabato scorso 7 gennaio hanno fatto registrare da un lato la prestigiosa vittoria della Cassa Rurale Pontinia in quel di Erice verso la agguerrita compagine siciliana, gara terminata 22-27 per la Cassa Rurale Pontinia, dall'altro la sconfitta della squadra teramana per 28-41 ad opera del Cellini Padova. Sconfitta che è costata la panchina all'allenatore teramano La Brecciosa. Da registrare nello StarMed TMS Teramo la presenza di diverse atlete che fino a qualche anno fa militavano nelle file della Cassa Rurale Pontinia. In particolare ci riferiamo alla presenza di Selene Franceschini, ex portiera pontiniana, Francesca Di Prisco, ex centrale e anche ex fondi, e Sarabello, pivot. Fra le file pontiniane occorre sottolineare la prima presenza casalinga per Sandra Radovic, forte terzina serba di Belgrado, classe 1998, quindi 25 anni, proveniente dal Ferrara, in sostituzione dell'altra forte terzino Saranovic approdata a Bressanone. La Radovic ha messo a segno 4 reti nella sua prima gara con i colori pontiniani verso Erice, contribuendo così alla vittoria in casa delle siciliane. C'è da dire che ha maturato esperienze in Serbia, in Turchia, in Ungheria, in Francia, la prima volta in Italia a Nuoro e nel 2021-2022 prima del Ferrara con l'Ajaccio. Capocannoniera per la squadra invece laziale pontiniana è Suileki Gomez Hernandez con 63 reti, seguita da Eleonora Colloredo con 56. Plauso quindi alla Gomez, autrice sabato scorso insieme ad Alessandra Bassanese di 5 reti. Da rilevare fra le fila della StarMed TMS Teramo la forte terzina romena Palaria Maria Daniela, autrice di ben 72 reti. La partita sta per cominciare e quindi veniamo subito alle formazioni iniziali, perlomeno quelle distribuite dai tecnici. Per la StarMed TMS Teramo abbiamo in porta la portiera Berkic col numero 97, all'ala destra Canzio col numero 10, a terzino destro Capone col numero 18, a centrale Di Prisco col numero 9, a terzino sinistro Ciandar Lidora col numero 30, ad ala sinistra Lanfredi col numero 19 e pivot Sarabello. In panchina graditissima presenza Nicole Pastor, grande allenatrice del Teramo. E là il Pontinia risponde con in porta numero 1 Ramazzotti, all'ala destra col numero 4 Luisella Podda, a terzino destro Panagiotova Marinella col numero 44, a centrale Martina Grossa col numero 93, a terzino sinistro, come si diceva, Sandra Radovic col numero 71, all'ala sinistra Bassanese Alessandra col numero 32, pivot Eleonora Colloredo. Allenatori la coppia Nasta Laera. Arbitri dell'incontro i signori Carrino Marcello e Pellegrino Stefano della sezione di Napoli. Bene, la partita sta per cominciare.
lo speaker chiama in campo le squadre e assistiamo all'entrata in campo delle atlete. Le ragazze del atlete del Teramo stanno facendo il loro ingresso in campo. Ah, dimenticavo anche Elisabeth Galletti, che è stata fra le fila della squadra pontiniana. Chiedo scusa a Elisabeth, che la ricordiamo tutti con grande simpatia. Ed ecco le formazioni del roster della squadra pontiniana. Leghi Gomez la prima a entrare in campo, anche perché capitana della squadra. Manzo, Luisella Podda, Conte. Eccola il ciclone Eleonora Colloredo. Sizia col numero 12. D'Ambrosio e poi la portiera beniamina di casa Giorgio Celei. Col numero 17 Giardino Alessia. Col numero 20 Notarianni Michela. E col numero 24 Saraca. Col numero 32 Alessandro Bassanese, col numero 44 Marinella Panagliotova. Eccola la new entry in casa pontiniana col numero 71 Radovic Sandra. E Dulcis in fondo col numero 93 Martina Grossa. Ecco i signori Carrino e Pellegrino al centro del campo. Scambio di convenevoli dalle panchine e pronti al via. Le atlete dell'una e dell'altra squadra si apprestano al grido di incitamento. C'è da dire, come è stato scritto e per dovere di cronaca lo riportiamo, questa è una gara cosiddetta testa coda fra la prima in classifica, che fra la Pontinia, che ricopre il primo posto in classifica, e il Teramo momentaneamente all'ultimo posto. Vediamo se le formazioni iniziali sono state confermate, cioè avranno la conferma sul campo. Vediamo che per il Pontinia sì, la formazione è quella annunciata.
Ramazzotti, Podda, Panayotova, Crosta, Radovic, Bassanese e Coloredo. Da una prima occhiata anche quella enunciata dall'allenatrice del Teramo, sembra essere quella annunciata. Partite col numero 21 Sarabello, conoscenza pontiniana, numero 10 Canzio, numero 18 Capone, centrale la numero 9 Di Prisco, terzino sinistro numero 30 Ciandarli e alla sinistra Lanfredi. Ci siamo tutti. Schema, incrocio, chiamato lo schema da parte del Teramo. Palla momentaneamente persa ma recuperata e Coloredo che si precipita a fare un fallo tattico. Gli arbitri alzano il braccio del passivo. Inserimento sul versante destro dell'ala del Teramo, finta da parte della Di Prisco che però viene presa con un fallo, contropiede e prima rete per la Marinella Panayotova che indisturbata si infila fra primo e secondo e sigla la prima rete quando sono passati da poco un minuto e mezzo dall'inizio della gara. Tentativo di intercetto da parte della Marinella che consente alla Podda di usufruire di un tiro di punizione, ma con molta saggezza Martina Crosta preferisce dare il via a un'azione manovrata. Ecco, è partito lo schema. Un passaggio un po' troppo fuori misura della Panayotova consente alla portiera Berkic di rimettere in gioco per il Teramo. Teramo che con il terzino sinistro Ciandarli va al tiro ma la palla finisce fuori nel capovolgimento di fronte. Sarabello, Eleonora Coloredo commette fallo entrando in area, la palla in attacco del Teramo, corretta interpretazione da parte degli arbitri, un fallo un po' troppo forte commesso sull'attaccante del Teramo, consente alla squadra abruzzese di manovrare in attacco. Capisce tutto però Martina Crosta che nel tentativo di far partire in contropiede la numero 11 Coloredo subisce un fallo che la Ramazzotti ha prontamente rimesso in gioco per Panayotova. Crosta, Radovic, come al solito è molto difficile marcare la Coloredo, ce ne vogliono almeno due giocatrici, così è stato. Ottimo passaggio della Radovic che fintando un tiro passa a Coloredo che deposita in rete la seconda rete della partita quando stiamo per raggiungere il quinto minuto del primo tempo di gioco. Manovra in attacco con Capone,
con Canzio. Ecco, partito lo schema, ma ancora una volta molto sagacemente Crosta intuisce tutto e si invola in prima fase e deposita alle spalle dell'incolpevole Berkic con uno splendido pallonetto sporcato però da un tentativo, dal tentativo di parata della portiera Teramana. Sfondo fischiato ai danni della squadra abruzzese alla numero 18 Capone. Radovic, Panagiotova, ah, bellissimo passaggio da parte della crossa però non finalizzato. Nel capovolgimento di fronte è stata fermata irregolarmente l'attaccante del Teramo. Teramo che si riporta in attacco dopo aver battuto la punizione. Capone, manovra in attacco del Teramo, ottimo tiro da parte dell'ala sinistra Lanfredi, che però prende il palo alla destra della portiera Ramazzotti. Ancora un caparbio tentativo da parte di Ciandarli che però viene ben bloccato da Radovic, e questa volta la Di Prisco non finalizza come vorrebbe. Ramazzotti mette in azione Bassanese che passa a Podda e sigla la quarta rete quando abbiamo raggiunto i 6 minuti e 40 secondi del primo tempo. Punteggio 4-0 per la Cassa Rurale Pontinia. Ottimo inserimento da parte dell'ala destra numero 10 Canzio, che però viene colta dall'arbitro con un fallo di invasione. Capovolgimento di fronte, e crossa viene bloccata proprio sulla linea dei 6 metri, effettua un tiro un po' troppo fuori misura. Un ottimo tiro da parte della numero 30 Ciandarli, che però viene deviato in tiro d'angolo dall'attenta difesa pontiniana. Ottima parata da parte del Ramazzotti, che subito rimette in gioco la palla per crosta. Radovic decide di fare tutto da sola, entra centralmente e sigla la quinta rete quando mancano 21 minuti e 44 secondi al termine della prima frazione di gara. Nel frattempo è stato chiamato un time out dalla panchina del Teramo. Secondo previsioni, essendo la differenza diciamo abbastanza ampia fra le due compagini, registriamo questo punteggio attualmente a vantaggio della squadra pontiniana. Esaurito il tempo del time out, gli arbitri si apprestano a far rientrare in campo le squadre sul terreno di gioco.
tutto è pronto, può essere, e la partita può ricominciare. Quando mancano 21 minuti e 35 secondi al termine del primo tempo, la Castellana Pontinia sta vincendo per 5-0 sul Teramo. Capone, Cianderli, tiro, bellissimo tiro da parte del numero 30 Cianderli, che con uno splendido tiro incrociato mette sotto l'incrocio alla destra di Ramazzotti, ma neanche il tempo di centrare la palla, e Luisella Polda sigla la sesta rete, quindi sempre un più 5 a favore della Cassa Rurale Pontina a poco meno di 21 minuti al termine della prima frazione di gara. Questa volta il tiro di Cianderli non ha lo stesso effetto del quello precedente, capovolgimento di fronte, e Coloredo viene pescata con infrazione in area. Teramo in attacco, Capone subisce fallo nel tentativo di passare la palla all'ala destra, Canzio. Cosa che ci riesce adesso, Canzio effettua un bellissimo tiro, ma purtroppo che finisce almeno a un metro alla destra del palo della Ramazzotti. Ancora un passaggio stupendo da parte di Radovic per la smarcata Coloredo, che deposita in rete la settima rete. Questa volta il passaggio, l'intesa fra Capone e il numero 10 Canzio riesce, e il Teramo sigla la seconda rete. Quando mancano poco meno di 19 secondi al termine della prima frazione di gara, il punteggio è 7-2 per la Cassa Rurale Pontina. Coloredo rimette in gioco per Podda, Podda per Panagiotova, Crosta, Radovic. Ottimo tiro da parte della Coloredo, che però prende la base del palo, capovolgimento di fronte, e la numero 10 Canzio sigla la terza rete. Subito contrattacco del Pontinia con la Bassanese, che sigla una splendida rete saltando verso i 7 metri dalla sinistra e ampliando l'angolo di tiro, e porta a 8 le reti per il Pontinia. Teramo in attacco, sfondo fischiato, ravvisato e fischiato correttamente dagli arbitri. Subito in attacco il Pontinia, che con Podda ottimamente servita all'ala destra segna la nona rete per la compagine laziale. Mancano 17 minuti e 20 secondi al termine del primo tempo, Cassa Rurale 9, Starmed Teramo 3. Fallo correttamente rilevato dagli arbitri sulla Di Prisco. Capone. Ottimo tentativo di inserimento fra primo e secondo da parte della Capone, con scarico
per la destra e sul tentativo di seconda fase operato da un buon lancio da parte della Podda, Bassanese non riesce a prendere, anche perché il tiro, il passaggio è stato fatto in effetti un po' fuori misura. Brava questa giocatrice che però non segna, e la Ramazzotti lancia benissimo la Colloredo, che in contropiede liberissima sigla la decima rete. Buone di Risco Chamberly. Manfredi. Caparbia questa ragazza che riesce a siglare la quarta rete molto bene con un sottomano, ma altrettanto bene fa la Radovic, che non ci pensa due volte, si assume la responsabilità e riesce a siglare l'undicesima rete quando manca poco più di 15 minuti al termine della prima frazione di gara. Castrurale Pontinia 11 e Teramo 4. Nel frattempo annoveriamo che in porta è entrata la ex, una delle ex di turno, Selene Franceschini. Questa volta legge molto bene Romina Ramazzotti, che non si lascia ingannare dall'ottimo tiro dell'attaccante teramana. Subito capovolgimento di fronte, ben bloccato dal rientro della 71 Radovic, costringe il Teramo a ripartire con Sarabellu, che rimette in gioco per Di Prisco. Chanderly e ancora un tentativo di entrata con sfondo da parte delle attaccanti dello StarMed TMS Teramo. Consente alla neoentrata Notarianni di portare in attacco la squadra del Pontinia. Colloredo con un'ottima finta libera al tiro, Radovic che però trova sulla sua strada le gambe della portiera del Teramo. Dall'altra parte ancora una volta la numero 30 Chanderly riesce a effettuare un bellissimo tiro quasi indisturbata, ma ancora una volta Ramazzotti si oppone bene, molto bene. Capovolgimento sul capovolgimento di fronte, la numero 20 Notarianni con un bolide aria-aria sigla la dodicesima rete per la compagine laziale, quando mancano in questo momento alla fine del primo tempo 13 minuti. Ancora un tentativo d'entrata, ancora uno sfondo fischiato alla Chanderly. Capovolgimento di fronte, prima fase da parte della Bassanese, che si fa ipnotizzare da Selene Franceschini. Contrattacco del Teramo. E rete siglata dall'ala sinistra teramana. E quindi le reti in vantaggio del Castrurale sono 7. Essendo il punteggio 12 a 5 per la Cassa Rurale. Questa volta la Notarianni in posizione da ala sinistra sigla la tredicesima rete, ma subito pronta il contrattacco
da parte del Teramo, e con un'entrata da ala destra della Canzio costringe la Colloredo ad opporsi con una difesa in area, e quindi giustamente gli arbitri assegnano un tiro dai 7 metri per la squadra abruzzese, che si appresta a tirare al numero 30 Ciandarli contro Sizia. Rete, e quindi 13 per la Cassa Rurale Pontinia e 6 per la StarMed TMS Teramo. Quando mancano al termine del primo pezzo di gara 11 minuti e 20 secondi. In attacco chiamato lo schema da parte della Notarianni, che ha preso il posto di ruolo di centrale. Ottima entrata da parte della Luisella Podda, che però viene sanzionata con un fallo di invasione. Subito Teramo in attacco con Capone, Di Brisco, Ciandarli, i tre centrali, ecco che interviene anche l'ala sinistra Lanfredi, Capone, passaggio per l'ala destra Canzio, infrazione commessa dalla squadra teramana, prima fase da parte della Bassanese, che colpisce la base esterna del palo alla destra della portiera Franceschini. Entra da ala sinistra la Lanfredi, che però effettua un tiro un po' troppo fuori misura, e si riporta in attacco la Cassa Rurale, ma sull'attacco la Cassa Rurale gli allenatori della Cassa Rurale Pontina ritengono opportuno chiamare un time out. Le squadre stanno facendo il rientro in campo dopo il time out. Palla in mano del Pontinia. Vediamo che ci sono stati diversi avvicendamenti in casa pontiniana. Col numero 15 vediamo che è entrato all'ala sinistra D'Ambrosio, e col numero 10 a terzino sinistro Conte, per dare giusta alternanza e un po' di riposo anche a Bassanese e a Radovic. Notiamo che il Teramo in difesa si è schierato fin da subito con la 5-1 e sta mantenendo questo tipo di assetto difensivo. Cambio di direzione che lascia di stucco la numero 18 Capone. Il Teramo non finalizza la rimessa veloce, contrattacco del Pontinia. Bellissimo passaggio della D'Ambrosio
per la Colloredo, che consente al Pontinia tramite la Colloredo di segnare la 15ª rete. Cassa Rurale Pontinia 15, Starmed TMS Teramo 6, quando mancano 8 minuti e 35 secondi al termine della gara, del primo tempo della gara. Nel frattempo l'ala destra, la numero 10, Canzio, realizza la 7ª rete. Gran bel tiro da parte della Conte, che però viene parato ottimamente dalla Franceschini alla sua sinistra nel tentativo di prima fase, però la palla finisce fuori e subito il Pontinia in attacco. Buco, potremmo dire buco sfruttato, buco difensivo sfruttato ottimamente dalla Conte, che si infila nelle maglie aperte della difesa del Teramo e sigla la 16ª rete. Ancora un buon tiro da parte della Ciandarli, che viene ottimamente bloccato dalla difesa. Un tiro al fulmicotone della Panayotova in appoggio, non lascia scampo a Franceschini, e quindi il Pontinia si riporta in avanti per 17-7 quando mancano 7 minuti alla fine del primo tempo. Nel frattempo una entrata in inserimento fra per vie centrali, quasi per vie centrali, del numero 18 Capone, costringe tra virgolette gli arbitri a combinare un tiro da 7 metri che si è sempre che si appresta a tirare la Ciandarli, finta, e questa volta bravissima Giorgia Cialei, si conferma veramente bestia nera delle giocatrici in attacco quando si tratta di siglare un tiro dai 7 metri. Questa volta il tiro della destra Canzio finisce di circa un metro fuori dalla porta difesa da Giorgia Cialei, che restituisce la porta, il ruolo al numero 12 Sizia. Cassa Rurale in attacco. Ottimo tentativo da parte della Notarianni, che va a tirare fra primo e secondo ma viene bloccata irregolarmente. Punizione a favore della Cassa Rurale Pontinia, battuta dalla Colloredo, passaggio dalla Panayotova alla Conte, che però effettua un tiro debole che Franceschini para ottimamente. Colloredo servita magistralmente dalla Podda, in contropiede sigla la 18ª rete in favore della Cassa Rurale. Quindi quando mancano poco più di 5 minuti alla fine del primo tempo, Cassa Rurale 18, Starmed TMS Teramo 7. Tentativo prima di Capone, poi della Canzio di siglare, vanificato prima da un'ottima parata della Sizia e poi dal palo, contropiede, più che contropiede, diciamo manovra in seconda fase della Panayotova, e 19ª rete. Vibrante partita. Richiesta da parte di uno sfondo della Conte, ma non trova d'accordo la coppia arbitrale. Entra nel frattempo alla destra la numero 2 Manzo Manuela, che prende il posto di Luisella Podda.
Conte, Panagiotova. Panagiotova da ala destra con una virgola, sigla la ventesima rete per il Pontinia a 3 minuti e 40 secondi alla fine. Nel frattempo rimessa irregolare da parte della squadra abruzzese, viene fatta ripetere dagli arbitri, correttamente viene fatta ripetere dagli arbitri. Rientra nel frattempo in campo il numero 30 Ciandarli, liberissima questa volta la numero 10 alla destra Canzio, che sigla l'ottava rete a 3 minuti e 10 secondi dalla fine della prima frazione di gara. Manovra del Pontinia, rileviamo che anche è entrata la numero 17 per la cassa rurale al giardino al posto della Coloredo. Tentativo ottimamente arrestato da parte della difesa della cassa rurale, ma la numero 18 con tiro da sottomano inganna la difesa pontiniana e sigla la nona rete. Ancora palla persa in attacco da parte del Pontinia, consente alla numero 18 Capone di siglare la decima rete. Nel giro di un minuto la buona squadra teramana ha recuperato due reti, quindi quando manca un minuto e 50 secondi al termine della prima frazione di gara, 20 Pontinia, 10 Teramo. Ottimo schema però finalizzato male dalle atlete pontiniane, contrattacco da parte del Teramo, Capone, Ciandarli, finta entrata, ottima entrata da parte dell'ala sinistra Lanfredi, che però trova pronta, anzi oserei dire prontissima, Zizia. Passaggio fuori misura, ennesima palla persa, consente al Teramo di ritornare in attacco, però per ancora una volta viene fischiato uno sfondamento al numero 10 Canzio. E quindi il Pontinia si riporta in attacco. Mancano 40 secondi al termine del primo tempo, col punteggio di 20 a 10 per il Pontinia. Ancora un passaggio sbagliato, consente al Teramo attraverso la numero 19 Lanfredi di involarsi sola soletta in contropiede e siglare l'undicesima rete. Mancano 5 secondi al termine della prima frazione di gara, 20 per Castrurale Pontinia, 11 per il Teramo. E questa rete siglata da D'Ambrosio è stata effettuata fuori tempo massimo dei 30 minuti del primo tempo e quindi la prima frazione di gara si chiude con il punteggio di 20 a 11 per il Pontinia. Amiche e amici, a risentirci fra circa 10 minuti. A più tardi.
pronti a riprendere il gioco e via. Partito il secondo tempo, ricordiamo il punteggio 20-11 per la Castellurare Pontinia, con la Castellurare Pontinia in attacco contro il Teramo. Radovic, Panayotova con un suo classico tiro di sottomano sigla la 21esima rete. Cassa Rurale che si riporta avanti di 10. Manovra del Teramo. Lanfredi, scarico per l'ala destra Canzio, numero 18 Capone, che però trova le strette maglie della difesa pontiniana a fare buona guardia. Ottimo tentativo della Di Prisco, che fa un bellissimo passaggio al pivot ma che non viene finalizzato, e la D'Ambrosio sigla in contropiede, ottimamente lanciata da Sizia, la 22esima rete. Un fulmine questo bellissimo tiro operato dal Capone, che costringe la portiera pontiniana a raccogliere la palla in rete, e quindi quando abbiamo da poco superato i 2 minuti della seconda frazione di gara, con la Cassa Rurale in vantaggio per, in questo momento, per 23-12, in quanto c'è stato un ottimo inserimento della Notarianni a pivot. Bel tiro della, possiamo dire, Sara Bellu, che però si infrange sulle gambe della portiera pontiniana. Capovolgimento di fronte e la D'Ambrosio viene fermata irregolarmente e quindi rimessa in gioco con un tiro di punizione che la Radovic, senza pensarci due volte, decide di fare tutta da sola e segnare la 24esima rete. Attacco numero 30 Ciandarli, che però viene bloccata da un'ottima parata da Sizia, e sul capovolgimento di fronte in velocissima seconda fase la numero 81 Radovic segna la 25esima rete. Quando mancano 26 minuti e 25 secondi al termine della gara, Castellurale Pontinia 25 e Starmed TMS Teramo 12. Manovra della Ciandarli in attacco, ottimamente bloccata dalla difesa pontiniana. Tiro che finisce abbondantemente fuori e rimessa in gioco del Pontinia. Ottima entrata da parte del numero 44 Panayotova, che però viene fermata irregolarmente dalla numero 21 Sara Bellu del Teramo, e porta al tiro dai 7 metri la numero 2 Manzo Manuela. Rete da parte dell'ala destra Manzo Manuela, contentissima e applauditissima dalle compagne sia in campo che in panchina. St-
Starmed, TMS in attacco con la numero 30 Ciandarli, che restituisce la palla a Lanfredi, che nel tentativo di entrare dall'ala costringe la numero 2 neo entrata Manzo a fare un fallo punito dagli arbitri, sia con un tiro da 7 metri sia che ovviamente con una esclusione per 2 minuti momentanea, per 2 minuti. Di Brisco sulla linea dei 7 metri, rete, e quindi sigla Di Brisco, sigla la 13esima rete per il Starmed TMS Teramo, e quindi il punteggio, quando mancano 24 minuti e 55 secondi alla fine della gara, è di 25 a 13 per la Cassa Rurale Pontina. 26 a 13. Ottimo passaggio della Marinella Panagiotova per la D'Ambrosio, che però sul bellissimo gesto tecnico riesce a prendere solo il palo. Attacco ancora del Pontinia, prima con la numero 20 Notarianni, poi con la numero 17 Giardino, ma trova prontissima la risposta in entrambi i casi della numero 33 Galletti. Passaggio filtrante da parte del Ciandarli per l'ala sinistra Lanfredi, che però non sortisce l'effetto voluto del gol, in quanto si oppone benissimo Sizia, che in questo momento è stata sostituita da Giorgio Accialei. Ancora un tiro fulminante di sottomano della Panagiotova, che sigla la 27esima rete. A 23 minuti alla fine della gara, 27 Cassa Rurale Pontinia, 13 Starmed TMS Teramo. Schema con Labello. Ciandarli decide di tirare centralmente, ma trova pronta la risposta della Giorgio Cialei. Contropiede velocissimo, seconda fase oserei dire, velocissimo della Giulia Conte, che però trova pronta la parata della portiera Galletti, e difesa del Teramo che commette un fallo con la numero 18 Capone, che viene sanzionato con un 2 minuti e con un tiro dai 9 metri, di rimessa dai 9 metri. Numero 17 Giardino per la Panagiotova. Giardino magistralmente servita sulla linea, sigla la 28esima rete. Contropiede con Sarabello, che però viene fermato, anche perché nel frattempo la squadra pontiniana era rientrata prontamente in difesa. Ottimo passaggio della Ciandarli per la Sarabello, che dalla linea sigla la 14esima rete.
Mancano 21 minuti e 20 secondi al termine. Della gara e il Pontinia, così dice il tabellone, sta conducendo per 28-13, adesso probabilmente 28-14. Esattamente. Ottima parata da parte del portiera Galletti, che ben si oppone sul tiro della Notarianni. Oh, bellissimo intercetto da parte della Notarianni, che riceve prontamente passaggio di ritorno dal Panayotova, però un passaggio un po' troppo fuori misura e il Teramo si riporta in attacco con Di Prisco, che entra. Ciandarli, Di Prisco, tiro sotto mano di Capone che brucia le intenzioni di Giorgio Cialei di opporsi e quindi sigla la quindicesima rete a 19 minuti e 40 secondi alla fine della gara. Il Pontinia conduce per 28-15. Ottimo passaggio di Giulia Conte per Giardino, che sigla la 29esima rete. Contrattacco subito posto da Sarabello con Ciandarli, Di Prisco, Capone, Canzio. Difesa del Pontinia schierata sul 5-1 in questo momento, con centro avanti Marinella Panayotova. Ottima entrata da parte della Prisco, ma altrettanto bella e pronta la parata di Giorgio Cialei, che con ottimo riflesso si oppone al tentativo di realizzazione della ex compagna. Punteggio quindi sempre col risultato di 29-15 per la Cassa Rurale Pontinia, a 18 primi e 20 secondi dalla fine della partita. Notarianni, Panayotova, splendido tentativo, splendida entrata fra primo e secondo della Conte, ottimamente servita dal Panayotova, che sigla la 30esima rete, che costringe l'allenatrice del Teramo a chiamare un time out per dare indicazioni, riteniamo soprattutto difensive piuttosto che in attacco. Registriamo che sugli altri campi, mentre si sta per riprendere la partita, il Mezzocorona sta perdendo in casa propria dal Bressanone.
siamo pronti per riprendere la gara, 18 primi al termine. Ottimo tentativo da parte della Di Prisco di siglare, facendo tutto da sola dalla linea dei 6 metri, che però viene vanificato dall'ottimo intervento della difesa pontiniana. Pontinia che si riporta in attacco a 17 primi circa dalla fine della gara. Ottimo tentativo della Conte, ma altrettanto ottimo tentativo della Galletti, che ben si oppone sul capovolgimento di fronte. In prima fase la numero 19, Lanfredi, sigla la 16ª rete, ma bravissima è anche la Notarianni, che porta a 31 le reti del Pontinia. Brava quella ragazza Chanderly, che riesce sempre a districarsi molto bene e andare a tiro in elevazione, ma altrettanto bene fa Conte, che sigla la 32ª rete a 15 minuti e 55 secondi dal termine della gara. Punteggio è 32, così dice il tabellone, 32 il per il Cassa Rurale Pontinia e 16 per la Star Med TMS Teramo. Teramo che è in attacco e sta manovrando con Bellu. Capo Chanderly, ottimo passaggio per l'ala destra. Canzio che con un bel gesto tecnico deposita in rete per la 17ª realizzazione per la propria compagine. 15 minuti, siamo giunti alla metà della seconda frazione di gara col punteggio di 32 a 17 per il Pontinia. Ancora un tiro velenosissimo in appoggio della Notarianni, che sigla la 33ª rete. Nel frattempo registriamo che al posto di Sarabellu è entrata la numero 13 Macrone come pivot. Ancora splendido inserimento del numero 30, terzino sinistro, che taglia tutta la difesa verso destra. La numero 30, dicevamo, Chanderly, che sigla in basso a destra della ottima portiera Cialei. Sigla la 18ª rete per la compagine abruzzese. A 14 minuti dal termine della gara, Cassa Rurale Pontinia 33, 18 Teramo. Un fallo, secondo noi un fallo non ravvisato dagli arbitri, costringe la Notarianni a recuperare con difficoltà la posizione in difesa, anche per la rapidità di azione, quindi è difficile vederle tutte. Thank you.
e ancora una volta l'ala destra Canzio sigla la 19ª rete per la propria compagine. 15 e quindi a 13 minuti al termine della gara, 33 per la Cassa Rurale Pontinia e 19 per il Teramo. Palla intercettata dall'ottima difesa del Teramo, che porta al tiro in seconda fase la numero 19 Lanfredi, che sigla la 20ª rete per la squadra abruzzese. 12 minuti e 30 al termine della gara, 33 Pontinia, 20 Teramo. Fasi un po' confuse della gara in attacco del Pontinia, anche per gli interventi difensivi della squadra teramana. Conte ottimamente murata dalla numero 30 Ciandarli, ma sulla ribattuta riprende la palla Giardino, che sigla la 34ª rete per la Cassa Rurale Pontinia. Pontinia sopra di 14 reti a 11 minuti e 25 secondi dal termine della partita. Ottimo inserimento della numero 9 di Brisco, che trova un varco libero fra primo e secondo di sinistra, ci si infila e rimedia correttamente un tiro dai 7 metri assegnato dai direttori di gara. Tiro dai 7 metri che Capone sbaglia, andando a colpire il palo di sinistra della porta difesa da Cialei. Quindi a 10 minuti e 40 secondi dal termine della gara, Pontinia sempre 34, Teramo sempre 20. Registriamo l'entrata anche della Saraga per il Pontinia, eccola con la palla, Lodarianni, incroci, ancora la Saraga si infila benissimo fra primo e secondo, ma trova pronta la portiera del Teramo che le nega la gioia della rete. Saraga che tenterà di provarci in questo momento, ma viene ottimamente bloccata dal pronto rientro di Brisco. Squadra completamente nuova per il Pontinia, ma il prodotto non cambia, in quanto la Notarianni serve benissimo la pivot numero 17 Giardino, che sigla la 35ª rete per la Cassa Rurale Pontinia. Ottimo inserimento da parte della destra Canzio, che però viene ben arginato da un'attenta difesa pontiniana. Il 18 Capone perde la palla in attacco, consente al Pontinia di riportarsi in attacco e
consente anche ad Ambrosio di effettuare uno splendido tiro che però viene magistralmente parato dalla portiera del Teramo. Teramo che ha raggiunto la 21esima rete sul capovolgimento di fronte e in velocità a 8 minuti e 5 secondi dal termine della gara si porta sul 35-21 per la Cassa Rurale Pontinia. Ancora un tentativo della Notariani di servire a Giardino, ottimo passaggio della squadra teramana che però trova una Giulia Conte, una Saraca prontissima a intercettare il pallone. Ottimo inserimento da parte dell'ala sinistra Lanfredi che dopo aver siglato la 22esima rete però si fa male, ma fortunatamente vediamo che recupera la via della panchina. E quindi si riprende il gioco a 7 minuti e 15 dal termine della gara con il punteggio di 35 a 22 per il Pontinia. Nel frattempo vediamo che è entrata al posto della numero 19 Lanfredi, è entrata la numero 20 De Angelis. Splendido intervento acrobatico difensivo da parte della Giulia Conte e che consente alla Notariani di andare a siglare la 36esima rete. 36esima rete che costringe ancora una volta il coach della squadra abruzzese a chiamare un time out. Dai risultati in diretta del sito della federale rileviamo che il Mezzocorona sta perdendo 16 a 20 col Brixen. Il Mestrino sta perdendo con l'Erice 9 a 12. Mentre sta per riprendere la partita qui al Palamarica Bianchi di Pontinia. Anche il Teramo ha fatto numerose, diverse oserei dire, sostituzioni, dare un po' spazio anche al proprio roster, giustamente, così come precedenza aveva fatto il Pontinia. Capone. E ancora una volta splendida rete da parte dell'ala destra Canzio che sigla la 23esima rete per il Teramo.
Saraca che effettua un tiro un po' fuori misura, di poco, però sempre non sortisce l'effetto voluto, e quindi risultato a 4 minuti e 55 secondi al termine della gara, in vantaggio si trova il Pontinia per 36 a 23. Pontinia di nuovo in attacco dopo un tentativo fallito da parte del Teramo, splendido tiro di Giulia Conte che però colpisce in pieno la traversa e consente al Teramo di riportarsi in attacco con la numero 13 Macrone, Baldassarre, Capone, splendido inserimento centrale di sempre l'ottima Capone che sigla la 24esima rete per il Teramo. Ci prova anche D'Ambrosio che però viene fatto oggetto della Baldassarre di un fallo un po' troppo irruento che viene punito dagli arbitri giustamente con un'esclusione momentanea di 2 minuti. Quindi Teramo in 5 a 3 minuti e 45 secondi dal termine della gara, con la Castrurale Pontina in vantaggio per 36 a 24 sullo StarMed TMS Teramo. Saraca, ottimo passaggio per la Giardino che però Franceschini neutralizza. Ottimo anche la gara del Franceschini sul suo ex campo di gara contro le sue ex compagne. Difesa che ottimamente, del Pontina che ottimamente si fa blocca il tentativo della squadra teramana e ancora una volta la Manzo si ritrova davanti alla Franceschini, ma questa volta segna. Capone sempre con molta velocità riesce a districarsi bene fra le maglie del Pontinia, ma altrettanto buona è la risposta della difesa pontiniana. Ripresa del gioco, Saraca decide di fare tutto da sola, entra centralmente e sigla la 38esima rete per il Pontinia. Ancora la D'Ambrosio che ruba palla a centrocampo e segna la 39esima rete. A 1 minuto e 30 dal termine della gara la Castrurale Pontinia conduce per 39 a 24 sul Teramo. Tentativo senza molte pretese da parte della numero 20 De Angelis che tira un po' troppo fuori misura e non impensierisce Cialei che rimette la palla in gioco e consente al Pontinia di portarsi in attacco. Ancora un ottimo tentativo della Giardino ma viene
neutralizzato dal Franceschini, che però nulla può sulla entrata dall'ala della D'Ambrosio, che sigla la 40esima rete per la Cassa Rurale Pontinia. Pontinia in attacco con Lamanzo, che segna la 41esima rete. Ormai si può dire che la partita sta volgendo al termine. Gli ultimi sgoccioli di questa partita vedono il Pontinia attualmente in vantaggio a 5 secondi dalla fine, con un ottimo tiro e rete sempre della solita, tra virgolette, Capone, che stabilisce il risultato finale sul 41-25 per il Pontinia. Bene, le squadre si sono raccolte a metà campo per salutarsi reciprocamente. È stata una bellissima e combattuta partita. Naturalmente le forze in campo erano molto diverse e a favore della squadra pontiniana, che ha consolidato il primato in classifica portandosi da 22 a 24 punti. Bene, ricordando il risultato finale che ha visto prevalere il Pontinia sul StarMed TMS Teramo per 41-25, e che quindi, come dicevamo prima, la colloca momentaneamente al primo posto, la consolida al primo posto per con 24 punti della classifica di pallamano di Serie 1 femminile. Ringraziando il responsabile stampa Giuseppe Baratta, ringraziando Giorgio Serra per le riprese televisive, Gabriele Castagnino per il lead kicker come assistenza, e i ragazzi e giovanili maschili per l'assistenza scoring. Learco Giovannangeli, vi auguro un buon proseguimento di serata, dandovi appuntamento per la prossima gara casalinga dell'atleta della Cassa Rurale Pontinia sulla piattaforma di Eleven Sport, che sarà la gara quarta di ritorno, che si disputerà l'11 febbraio prossimo qui al Palamarica Bianchi di Pontinia e che vedrà la compagine pontiniana opposta al mezzo corona, mentre la prossima gara di campionato la Cassa Rurale Pontinia la disputerà in trasferta sabato prossimo 21 gennaio alle ore 21 in quel di Prato verso la locale compagine del Tusce Prato. Bene, amiche ed amici della pallamano, amiche e amici di Teramo, ancora buona serata e buon weekend a tutti. Alla prossima!